Radio Sport 24, speciale campionato. Allora andiamo nella redazione di penetanapoli.it per incontrare Luigi Giordano che è al telefono con noi. Benvenuto Luigi. Buongiorno Manuel, a te e a tutti i radioascoltatori. E allora Luigi, mancano davvero poche ore alla fine del calciomercato. Secondo te ci saranno ancora colpi in entrata e in uscita per il Napoli? Finalmente mancano poche ore, quindi io ti dico che, come ha detto il presidente, secondo me se si riescono a piazzare Calaiolo, Osimhen e Gargano, il Napoli potrà intervenire sia in difesa che a centrocampo. Da quello che ho capito, il presidente vuole togliersi questi ingaggi dal gruppone. Ecco, e secondo te in entrata chi può essere il reparto da rinforzare? Si parla ovviamente difesa e centrocampo, si parla di Gonalon. Secondo te è il giocatore che può arrivare a Napoli proprio all'ultimo istante o è una trattativa ormai tramontata? Guarda, Manuel, io ti dico, questo Gonalon probabilmente è un giocatore richiesto da Benitez, un buon giocatore sicuramente. Consideriamo che stasera al 99% il Lione verrà eliminato dalla Champions, dalla Real Sociedad, quindi devi spendere una decina di milioni di euro per un centrocampista che poi non puoi fare giocare nemmeno in Champions. Quindi sinceramente io punterei su un centrocampista di uguale valore, perché ci sono, e la voce Banega che viene dalla Spagna è la mia preferita, perché io stravedo per Banega da sempre, piuttosto che puntare su un giocatore appunto che non può fare la Champions e magari devi trattare anche con un presidente Aulà del Lione che assomiglia molto a Cellino, un po' intrattabile, molto penale. Quindi in difesa secondo me serve assolutamente un difensore di piede veloce, perché insomma, come ce l'avevamo già detti, mi pare il mese di giugno, certo, con Benitez Cannavaro non sarebbe stato titolare, così è. Ecco, e secondo te Cannavaro potrebbe andare via proprio anche lui all'ultimo istante o è praticamente garantita? Per me può anche andare via subito, sinceramente è un giocatore che secondo me ha dato tanto al Napoli e la questione di rispetto, di riconoscenza che invoca il suo procuratore a me mi fa un baffo, perché sinceramente lui è lautamente pagato e deve stare alle scelte tecniche della società. Secondo me è un ottimo panchinaro, Paolo, però se chiaramente lui si sente sminuito, deve rimanere a Napoli con il muso, è giusto, perché io so che ci sono delle offerte dall'estero, che eventualmente Paolo possa fare la sua scelta, però deve essere lui a chiedere al Napoli, cioè deve fare un po' come ha fatto De Sandis, sono gente che non accettano di fare la panchina e quindi chiedono di essere accontentati. Poiché sia Benitez non aveva una grande stima sia di De Sandis, idem dicasi per Cannavaro, penso che se ci fosse la richiesta il Napoli lo accontenterebbe. Ecco, chiudiamo con Zuniga, c'è questa offerta da parte del Napoli per il, diciamo, il rinnovo del contratto. Napoli si è mosso tardi perché c'è stato bisogno che Benitez, secondo me, facesse un'opera di persuasione davvero efficace nei confronti del Laurentiis per fare un'offerta veramente di livello al giocatore colombiano. Si è perso un po' di tempo, anche perché sappiamo che De Laurentiis fa sempre un po' di maretta con i procuratori dei calciatori. Quindi a questo punto io, il ragazzo secondo me ha la volontà, c'è da convincere il procuratore, che sicuramente non mi fare dire cose per cui possa essere oggetto di querela, probabilmente se chiude il contratto con qualche altra squadra può avere una sorta di percentuale maggiore nelle sue tasche. E quindi diciamo, io non vedo il pericolo Juventus, sinceramente penso che il giocatore ha capito che a Napoli può essere la prima donna, la Juve non è detto che faccia il titolare. Chiaro, se veramente come qualcuno dice a giugno c'è il Barcellona, io penso che poi di fronte al Barcellona De Laurentiis poco possa fare, in quel caso terremo il giocatore come abbiamo fatto con Campagnaro fino a giugno, sono certo il giocatore con grande professionalità eccetera. Bene. Ti ringraziamo Luigi Giordano per essere stato con noi a Radio Sport 24. Ciao, grazie, buonasera.